Buongiorno, sono Maria Grazia Rossetto. Cos'è stato per me vivere l'esperienza dell'anno di volontariato nella comunità della Speranza a Vicenza 40 anni fa? È un'esperienza a cui sinceramente torno spesso con il pensiero. Sicuramente è stato l'inizio di un lungo percorso di servizio all'interno della Caritas, un percorso non ancora concluso. Sono stata attiva a livello diocesano, poi a livello vicariale e tuttora mi impegno nella carità zonale delle mie parrocchie. Questo perché credo fortemente, e ne conservo la certezza, che era un po' quella che ha spinto poi a fare il servizio ancora 40 anni fa, ma che ho approfondito e maturato nel corso dell'anno. Cioè il fatto che Dio ci ama per primo e ci pone accanto le persone, i nostri fratelli, perché poter essere riamato. È Lui che amiamo negli altri. Avevamo scelto come progetto per il nostro servizio la lettera pastorale del Vescovo Fare famiglia con chi non ce l'ha. Credo che quella lettera del Vescovo Monsignor Onisto sia tuttora una lettera molto attuale. Le riflessioni che abbiamo vissuto e il servizio svolto in quell'anno, soprattutto accanto alle famiglie in difficoltà, con le case famiglia, con le case accoglienza, che erano un po' un modo alternativo di offrire una famiglia a chi non poteva contare sulla propria. E il partecipare all'incontro delle famiglie affidatarie che muovevano un po' i primi passi a Vicenza allora, mi ha portato ad avere una visione di famiglia aperta e accogliente. Ho cercato sempre anche di educare a questo i miei 3 figli.